Siccome non capisco nulla di calcio, ragazzi, una settimana fa avevo detto che il Napoli avrebbe avuto più difficoltà, anzi più facilità a battere la Roma in casa della Roma rispetto alla partita contro l'Inter, che secondo me, l'ho scritto in pagina mia, chi mi segue l'ho detto anche in una live di Delio se non sbaglio, quant'altro, l'ho scritto anche in qualche gruppo di WhatsApp, secondo me avrebbe vinto. Ovviamente poi il sabato stesso della partita di Roma-Napoli è stato un pronostico più che altro sulla speranza di che vincesse la Roma, però per il resto, quando l'ho detto a mente, tra virgolette, fredda, diciamo così, 2 o 3 giorni prima della partita di Roma-Napoli, avevo detto, secondo me, il Napoli vince a Roma e pareggia con l'Inter. Tac. Già, poi avevo detto, anzi avevo detto i 3 risultati esatti. Cioè esatti, avevo detto i 3 risultati. Vince con la Roma, perde col City, pareggia con l'Inter. Perfetto. Vabbè. Comunque ho guardato tutta la partita e devo dire che vabbè, primo tempo il Napoli ha pressato molto alto, secondo tempo è calato un po', però mi ha stupito. Tra l'altro l'aspetto positivo del Napoli è che non cioè, ogni pallone sembra magari perso, che vada fuori, quant'altro invece con loro non è mai perso, lo recuperano sempre. Cioè, hanno una cattiveria intorno veramente allucinante, davvero ammirevole. Poi per quanto riguarda l'Inter, Candreva ha fatto un partitone, solo che Candreva è un giocatore che bravo a saltare l'uomo oggi. Però cazzo, il pallone deve darlo a qualcun altro per crossarlo, perché è veramente una cosa allucinante. L'altro, Icardi, no, il fenomeno Icardi, perché ha fatto una tripletta contro il Milan, che l'ho elogiato perché lì ha fatto una partita di sacrificio, oltre che la tripletta. Oggi non ha corso, non si è mosso, non ha dato una mano alla squadra, non ha fatto un cazzo e la sua partita è da due, perché ha giocato malissimo. Gagliardini un altro, che ha giocato veramente male. Poi Borja Valero, secondo tempo non ce la faceva più, però cazzo, col senno di poi l'avrei levato pure io, però col senno di, sì, guardando poi com'è andata, Borja Valero stanco è meglio di João Mario fresco, perché João Mario sinceramente non, boh, mi ha un po' deluso. Skriniar, ottimo giocatore, davvero ottimo giocatore. Spalletti ha rivitalizzato anche D'Ambrosio. Nagatomo, cioè pensate, poi Perisic oggi mi ha deluso un disastro, sinceramente. Poi per il resto, il Napoli ha fatto la sua partita che sapevo, perché non ha la rosa, non ha la rosa per fare 2 competizioni a settimana. Questa è la verità e non si supera questa cosa qui, perché il Napoli avrà una enorme difficoltà fino a che avrà le 2 competizioni. Poi probabilmente potrebbe anche vincere lo scudetto qualora uscisse dalla Champions League e insomma non fosse nemmeno in Europa League, quindi passi i gironi e vai fuori agli ottavi. Quello è l'unico modo che il Napoli, secondo me, con la rosa che ha, può vincere lo scudetto. Perché se sta così, se poi arriva terzo e va in Europa League, è un disastro per me, per il Napoli. Oggi sinceramente del Napoli, Insigne, oh, questo tiro a giro Insigne è fissato. Da casa sua deve rientrare e tirare a giro. Cioè, è una cosa più forte di lui, davvero. Mertens e Caleon. Il trio lì davanti, non, secondo me, si è mosso un po' meno rispetto al solito. Hamsik delude ultimamente. Delude ed è stanco perché gioca praticamente sempre lui. Non so se c'era Diawara, perché io avrei messo lui. In centrocampo, che hanno giocato Hamsik, Jorginho, Allan. Poi è uscito Hamsik, è entrato. Chi è entrato? Zielinski. E poi è uscito Allan. È entrato Rog. Boh, io avrei messo un Diawara. Boh, vabbè. Mi sembra che non sia entrato, perché poi tra guardare la partita e guardare un po' qualcosa in TV. Non so, però mi sembra che non sia entrato, quindi non vorrei dire una cazzata. E per quanto riguarda, molti dicono l'Inter a culo, l'Inter gioca male. A parer mio, e lo dico da Juventino, e quindi, vabbè, l'Inter secondo me
in questo momento ha più una quadratura di gioco rispetto alla Juventus, cioè sanno cosa fare con il pallone, i nostri in questo momento non sanno cosa fare. Questa è una grandissima differenza. Poi magari questo gioco non li porterà da nessuna parte, li porterà a terzi, li porterà primi, non si sa. Però in questo momento sta di fatto che l'Inter ha un'alchimia di gioco. Noi no, noi no, noi diciamo ci basiamo molto sulle individualità. Oggi Napoli secondo me ha tentato di fare anche quello perché a un certo punto vedeva che non si riusciva a sbloccare. Allora ha tentato con uno, con l'altro, con quell'altro. Pareggio giusto, però il fatto di dire che l'Inter. Allora, nel calcio, nella vita, non esiste la fortuna. Ok? A parer mio. Cioè, le cose te le crei. Secondo me, poi, dire la squadra avversaria a culo è cercare un alibi. Di certo, il Napoli ha tenuto il possesso palla perché il pallino del gioco, perché è il suo modo di giocare. L'Inter non ha quel modo di giocare. Però l'Inter quando doveva uscire palla al piede dalla difesa con Miranda, secondo me Miranda e Skriniar sono più tecnici di Albiol e Koulibaly, ma anche dello stesso Chiellini, va bene. Sono più tecnici, hanno più qualità nei piedi e questo secondo me è bello vederli uscire. Ovviamente poi i giocatori sono quelli che sono, però per quanto riguarda centrocampo e attacco, però Spalletti sta facendo per ora un ottimo lavoro e si vede la sua mano sul collettivo, perché comunque i singoli sono buoni, non sono fenomeni, sono buoni. Però sul collettivo sta dando veramente un gran impatto, secondo me. E anche oggi a Napoli, io l'avevo pronosticato una settimana fa, che secondo me l'Inter avrebbe strappato il pareggio. E quindi così è stato alla fine, perché poi sapete. Dicono, l'altro va in televisione, sa di calcio, quant'altro, tu stai là. Io sto qua semplicemente perché non sbraito, perché non, ogni tanto sì, qualche frecciatina ci sta, però non sto qua a sbraitare, indossare la maglia del City, di un'altra squadra che batte un'altra squadra italiana. Io qua ogni tanto sì, sfotto, mi incazzo con l'arroganza di alcune tifoserie, sì, di alcune tifoserie, però qua si parla di calcio. E io di calcio ne so, fine, perché. Può essere una volta, due volte, tre volte che il culo, però se anche quelli che mi seguono dicono cazzo, a volte mi fai paura da quello che alla fine azzecchi, ma azzecchi più che altro è un fatto che oltre ad aver giocato calcio ho visto tante stagioni calcistiche di tutte le squadre, i vari modi di approcciarsi alla partita, alla stagione e quant'altro, e so che un modo per approcciarsi e di approcciarsi ti porta risultati. L'altro modo ti porta solo ad alte illusioni e basta, e delusioni poi. Quindi è un discorso anche, secondo me, di conoscenza e di capire poi i momenti anche delle squadre, perché poi tutte le squadre, dalla terza categoria alla Serie A, hanno degli alti e dei bassi durante l'anno. Sta alla squadra forte, la big, riuscire a vincere comunque anche il periodo di bassi. La Juve adesso deve fare questo perché è normale, adesso sta vivendo un momento di calo, ok? Condizione fisica e quant'altro. Non è possibile che comunque si facciano male sempre tutti. 4 centrocampisti, 5 centrocampisti su 6 sono fatti male durante questi primi 2 mesi, quindi vabbè, però sono sicuro che a marzo la Juventus sarà molto più condizione, spero anche con un gioco più fluido, con movimenti senza palla soprattutto. Io oggi ho visto il Bayern Monaco contro l'Amburgo. Oh, si è fatto male Müller dopo 9 minuti che è entrato in campo, però cazzo hanno spinto dal primo all'ultimo minuto, tralasciando che l'Amburgo era in 10, però hanno spinto dal primo all'ultimo minuto, risentimenti muscolari, stanchezza zero il Bayern Monaco. Quindi, secondo me dipende non tanto, non solo dall'allenamento che si fa, ma l'allenamento che fanno le squadre italiane sono diciamo in prospettiva sì, in prospettiva del campionato dove giocano, perché se questo campionato è molto muscolare, si basa molto sulla resistenza, è normale che fai un lavoro del genere ed è normale che all'inizio, soprattutto se c'è una squadra che deve puntare a 3 competizioni, è normale che poi qualche infortunio tu ce l'abbia. L'importante è non avercene tanti. L'anno scorso ci è andata di lusso, quest'anno ci sta andando peggio, però speriamo bene, dai. Detto questo, ragazzi, io vi auguro buonanotte a tutti e domani tocca a noi sperando di vincere, sperando che non diluvia a Udine, perché sennò rinviano la partita. Ciao!
di sicuro. Detto questo, buonanotte a tutti e fino alla fine, forza Juventus.